Ciao a tutti carissimi amici di YouTube, benvenuti a questo nuovo video dalla vostra Elisabetta Mattia, cantautrice e attrice italiana. Allora, prima di iniziare con il video in maniera ufficiale, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Io tengo moltissimo che questa community cresca sempre di più e quindi aiutatemi a farmi conoscere anche dalle persone che ancora non mi conoscono. Quindi vi ringrazio tantissimo se lo farete, appunto, vi ringrazio di cuore. Allora, di che cosa voglio parlarvi in questo video? In questo video voglio presentarvi il mio progetto musicale Gioia Caleidoscopica. Gioia Caleidoscopica è il mio primo album di inediti che io ho pubblicato ufficialmente il 2 luglio 2021. Ed è un album che ho pubblicato sotto la mia etichetta discografica La San Luca Sound, nelle persone di Manuel Auteri, che è il mio produttore esecutivo, e Renato Droghetti, che è il mio produttore musicale, che ringrazio, cui mando tanti baci, che sono dei ragazzi fantastici e molto professionali. Allora, Gioia Caleidoscopica è un album, appunto, che vi dicevo, il mio primo album ufficiale, perché fino adesso ho pubblicato di mie canzoni due singoli, che sono Stop in Them, che ho pubblicato ufficialmente il 6 luglio 2020, e infatti vi faccio uscire nella scheda il compleanno che ha fatto da poco, cioè il 6 luglio 2021, appunto, è stato il suo primo anno, e come vedete il tempo passa in fretta, quindi è stato appunto un bellissimo primo anniversario, e ho appunto dedicato un video per questa speciale occasione. E invece ho pubblicato anche Sorridi alla vita il 9 novembre 2020, quindi avevo già pubblicato due inediti che sono inclusi in Gioia Caleidoscopica. Quindi questo album di inediti contiene già due canzoni che avevo già pubblicato nel 2020 più 8 canzoni nuove, infatti in tutto sono 10 canzoni. Allora, io sono soddisfattissima di questo progetto musicale perché il mio obiettivo con Gioia Caleidoscopica è proprio quello, come tutte le canzoni che vi porto, come voi sapete, io sono una cantautrice che vuole portare gioia di vivere, entusiasmo, positività, ottimismo a tutti voi che mi ascolterete. E quindi con questo progetto musicale io sono veramente felicissima perché ogni canzone parla di gioia. Ogni canzone parla di una gioia mai banale, questo mi preme sottolineare, perché non è così una gioia buttata lì, ma una gioia costruttiva che aiuta a vivere la propria vita con la giusta grinta, la giusta mentalità, con la voglia di vivere, con determinazione, con resilienza, con coraggio. Quindi è una gioia veramente che fa del bene, cioè che fa bene a tutti noi, me compresa. Io ogni canzone che scrivo deriva da me, da quello che io penso, da quello che io credo e anche da quello che ho già sperimentato, perché tutte le canzoni in qualche modo fanno riferimento ad una mia esperienza di vita, quindi sono canzoni molto importanti che partono proprio dalle mie, appunto, dalle mie esperienze di vita. E quindi è per quello che ve le posso portare, infatti io penso proprio che il cantautorato sia questo, portare quello che è il cantautore pensa, crede e lo porta al pubblico. Allora, ogni canzone rappresenta per me un progetto unico e speciale, sia a livello testuale che a livello musicale, perché ogni canzone, appunto, ha delle sue caratteristiche speciali, specifiche, che le rendono diverse l'una dall'altra. Quindi, nonostante sia un album, ogni canzone, appunto, la tratto come se fosse quasi un singolo, cioè proprio come un progetto specifico, unico, irripetibili all'interno dell'album. Quindi una canzone che ha una sua caratteristica bella forte rispetto all'altra, sia a livello testuale sia a livello musicale. Tutte hanno l'obiettivo di portarvi gioia. Quindi sono canzoni diverse. Infatti, perché l'album si chiama Gioia Caleidoscopica? L'album si chiama Gioia Caleidoscopica perché ogni canzone vi porta gioia. Gioia caleidoscopica vuol dire una moltitudine di gioie, quindi una gioia non uguale, nel senso, una gioia diversa, quindi tante,
scusate, ogni canzone porta una gioia diversa, una gioia specifica. Quindi tante gioie diverse, una moltitudine di gioie diverse. Sì, una moltitudine di gioie, tutte gioie diverse. Una cosa molto importante che io credo è che la gioia sia un valore fondamentale, per quello che dicevo che non è banale ma è costruttiva, perché è un valore che non solo ci aiuta a migliorare la nostra vita, quindi a vivere la nostra vita con molta grinta, molta forza, molta determinazione, ma anche perché è la base vera della nostra felicità. Per quanto mi riguarda, la felicità è un insieme di gioie. Quindi le gioie, tutte queste gioie fanno da base alla nostra felicità. Gioie piccole, gioie grandi che siano, tutto, come si dice, fa. Ecco, quindi fa tutto. E dalla più piccolina a quella più grande sono tutte gioie importanti che vanno appunto a creare poi la nostra felicità. Quindi la gioia non è un qualcosa, appunto, vi dicevo, di buttato lì, banale o scontato, come si potrebbe pensare, perché poi le emozioni spesso vengono anche date per scontate, ma io parlo di emozioni positive e costruttive, quindi parlo proprio di un qualcosa che è veramente concreto e che può servire veramente nella nostra vita. E questo è molto importante, lo ritengo molto importante da dire. Quindi questa gioia è veramente un valore grande e, come dico sempre io, quindi vivere la propria vita con gioia significa scegliere di vivere la propria vita ogni giorno raggiungendo la propria felicità. Quindi gioia e felicità sono completamente interconnesse. E dove potete ascoltare Gioia Caleidoscopica? Gioia Caleidoscopica la potete ascoltare su tutti i digital stores, lo potete ascoltare su Spotify, Deezer, YouTube Music, che come sapete è il fratellino di YouTube solo musicale. L'opzione tema di cui si parla sempre, l'opzione tema di un canale YouTube è appunto YouTube musicale, YouTube Music. Poi abbiamo Apple Music con iTunes, Amazon Music e anche Amazon, dove potete acquistare l'album, se vi fa piacere, se insomma, se preferite tenerlo con voi anche offline, lo potete ascoltare anche offline. Lo potete acquistare anche su Apple Music, perché se non ricordo male, iTunes è la versione appunto digital, quindi quello che vi permette di ascoltarlo, invece Apple Music è quello che vi permette di comprarlo. Adesso sinceramente non ricordo molto bene perché lo uso poco come digital stores e come servizio, anche se ho un iPad, però uso più Spotify sinceramente. Però se appunto voi siete clienti Apple, anche come me, potete appunto ascoltarlo anche lì, o se vi fa piacere, come dicevo, anche comprarlo, perché no, se vi piace è giusto, è una cosa bella. Quindi questi sono i riferimenti digital. Poi vi invito a seguirmi sul mio sito ufficiale, che è elisabettamattia.it, e anche sui miei social, quindi Facebook, chiocciola Elisabetta Mattia Official, Instagram, chiocciola Elisabetta.mattia, YouTube, Elisabetta Mattia, mi raccomando, iscrivetevi, così amplifichiamo, esatto, come l'audio, amplifichiamo e ampliamo la community, così sempre più persone, come dicevo all'inizio, mi potranno ascoltare. E niente, vi ho detto tutto, vi ho detto tutto, cari amici, quindi mi raccomando, ascoltate le canzoni, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace e appunto spargete la voce che appunto c'è Elisabetta Mattia che vuole portare gioia e positività, ottimismo ed entusiasmo alle persone che l'ascolteranno. Quindi vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. E buona musica e vi auguro tanta gioia di vivere e di conseguenza tanta felicità. Ciao!